Ciao amici bikers e ben ritrovati in questo nuovo video. Mi raccomando, oggi dovete resistere fino all'ultimo secondo del video perché parliamo di una novità, di un'anteprima assoluta. Se tutto va bene e l'upload del video è andato in tempo su YouTube, siamo praticamente in contemporanea con un lancio di un brand italiano. Parliamo di ruote, che presenta un nuovissimo modello che rivoluzionerà un po' il modo di fare ruoto, almeno per questa azienda, e siamo praticamente in concomitanza, quindi sicuramente magari sarà uno dei primi video che avete la possibilità di vedere. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e cliccare sulla campanella in basso in modo da attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati nei prossimi video. Anche perché se riesco ad avere così importanza per le aziende, saranno sempre di più i video in anteprima dei nuovi prodotti, che per me è veramente una grandissima soddisfazione. Adesso è il momento di tirare su questa scatola, scoprire di che brand stiamo parlando, ma prima aspetta e ti presento, sigla! Fulcrum, apriamola insieme. Scommetto che magari tanti di voi avevano già capito di chi stavo parlando. Oh, sempre un'emozione poter fare questi video e farvi vedere un po' le novità in anteprima. Classico scuccino Fulcrum, ed eccole qua. Ma che cosa ci sarà dentro queste borse? Parliamo delle nuove Fulcrum Speed 40 e 57. Wow! Ok, dai, adesso è il momento di parlare di queste ruote, di quali sono le novità, anche se sono convinto dal punto di vista estetico qualcosa si vede già, e scopriamo insieme che cosa ha combinato Fulcrum questa volta per stupirci. Queste sono le nuove Fulcrum 42 mm. Ovviamente sarà fatta anche la versione da 57 mm. Andiamo a rinnovare la gamma Speed. La 25 mm che vi ho presentato nel video l'ultima volta è stato il primo tassello che Fulcrum è andata a mettere per diciamo introdurre questa nuova era di ruote. Se non l'avete già visto, vi lascio in descrizione il link delle Fulcrum Racing Speed 25. Ma quali sono state le novità principali che ha introdotto Fulcrum per queste nuove ruote? Ci sono volute più di 4.000 ore di test, 7 configurazioni di ruote, per cercare di trovare il miglior compromesso tra rigidità, peso, performance, scorrevolezza e resistenza al rotolamento, per arrivare poi a quello che è il risultato finale. Ovviamente, oltre alla performance delle ruote, è stato dedicato un occhio anche all'estetica. Andiamo a vedere insieme adesso quali sono le tecnologie che Fulcrum ha utilizzato in queste nuove ruote. Iniziamo parlando ovviamente dal profilo del cerchio. Il cerchio è stato portato da 19 mm a 23 mm, quindi una sezione molto più larga. E questo, insieme alle nuove coperture da 28 mm, che sono quelle che vanno per la maggiore adesso nel mercato, dà comfort, performance nettamente superiori al precedente modello. Anche il naso del cerchio è stato portato fino a 9,5 mm, quindi abbiamo una ruota sì più larga, ma molto molto più aerodinamica e confortevole. Ovviamente troviamo le due tecnologie più famose della famiglia Fulcrum, la tecnologia MOMEG e la tecnologia Two-Way Fit. Come sapete, la tecnologia Two-Way Fit non è altro che cerchio tubeless, senza aver bisogno di una nastratura interna, che è possibile grazie al MOMEG, che è una calamita che permette di recuperare il nipple del cerchio, inserirlo all'interno e permettere di lavorarci direttamente da qui senza avere il foro. Quindi queste due tecnologie vanno di pari passo per poter funzionare.
Sulla tecnologia tubeless mi soffermo un attimo, perché tanto sicuramente una delle domande che vi verrà più in mente quando parliamo di tubeless, ovvero il discorso hookless. In questo caso l'uncino lo troviamo, è un hookless classico. Questa scelta da parte di Fulcrum è stata fatta per poter dare la possibilità all'utente che sceglie le nuove speed di poter variare nel mercato e montare qualsiasi tipo di copertura desideri. Quindi non c'è una tabella di compatibilità con determinate coperture, ma possiamo utilizzare su questi cerchi qualsiasi copertura, ovviamente tubeless, che vogliamo. Spendiamo anche due parole per parlare del tipo di carbonio utilizzato e della tecnologia utilizzata nella costruzione del cerchio. Infatti nelle nuove speed troviamo i fori dei nipple che non sono forati direttamente al profilo del cerchio, quindi non è preso il profilo del cerchio e poi forato per permettere l'innesto dei nipple, ma tutti questi vengono, gli innesti dei nipple vengono direttamente disegnati dallo stampo della ruota. Il tipo di carbonio utilizzato è un carbonio unidirezionale FF100, quindi uno dei migliori carboni in commercio per realizzare le ruote. E le fibre e le resine che vengono utilizzate sono un risultato di diverse ore di test che ha permesso a Fulcrum di trovare la miglior resina per la miglior resistenza agli urti. Quindi abbiamo anche una ruota molto più robusta rispetto alla precedente versione. Rimanendo sempre sulle nipple, troviamo il sistema brevettato di Fulcrum, uno dei tanti sistemi, DRSC. Praticamente il DRSC non è altro che un supporto in plastica che viene messo su ogni nipple, che serve a dare la solita tensione a tutti i raggi. In questa maniera non troveremo mai una ruota o un raggio che avrà una tensione maggiore rispetto a quell'altra, ma tutta la tensione sarà distribuita uniformemente su tutto il profilo del cerchio. Per finire sul cerchio troviamo anche un'altra, diciamo, tecnologia. Se voi guardate bene all'interno del cerchio vedete un profilo che è molto molto lucido. Questo tipo di finitura si chiama Cilux e serve per poter permettere all'utente che monta le coperture di montarle in maniera molto più semplice. Infatti la finitura lucida rende la possibilità di montare queste coperture più scivolosa e quindi di tallonare in maniera migliore il copertone. Mentre nella parte posteriore troviamo una nuova finitura opaca che vi posso dire veramente bellissima, che è sempre realizzata con la tecnologia DIMF, che permette di non andare ad applicare vernice, quindi a gravare sul peso, cosa che vi dirò dopo, che tanto so che volete sapere quanto pesano queste ruote, e di poter agire direttamente con un laser per quanto riguarda l'applicazione delle grafiche, che quindi non sono più adesivi ma sono direttamente laserate sul cerchio. Tutte le tecnologie che sono state utilizzate per la costruzione di questa ruota adesso le troviamo direttamente disegnate sul profilo del cerchio. Infatti troviamo la Two-Way Fit, la Momeg, la DIMF, quindi tutte le tecnologie di cui vi ho parlato le trovate disegnate sul cerchio a sinonimo di garanzia e a sinonimo di farvi ricordare da parte di Fulcrum quanto ricerca e sviluppo ci sono su prodotti del genere. Troviamo un profilo anche molto più elegante con la scritta Fulcrum argentata e anche la scritta Speed, mentre tutto il resto è direttamente ricavato a laser per una nuova estetica nelle ruote. Per quanto riguarda invece i raggi, ritroviamo la tecnologia 2-2-1. Che cosa vuol dire? Praticamente la ruota è, diciamo, progettata, disegnata in maniera simmetrica. Quando noi pedaliamo, sia la frenata che la nostra pedalata trasferisce nelle ruote una forza torsionale. Per far sì di contrastare questo tipo di forza torsionale, Fulcrum ha brevettato questa tecnologia. Infatti, nella ruota anteriore troviamo 24 raggi, di cui 16 sono sul lato del disco, che è il punto di maggior flessione, mentre 8 sono dal lato opposto. Nella ruota posteriore, invece, questo discorso è invertito, perché la forza della trasmissione è maggiore. Quindi troveremo 16 raggi dalla parte della trasmissione e 8 raggi nella parte nel lato opposto alla trasmissione. Questo permette alla ruota di resistere in maniera migliore alla forza torsionale della frenata e della pedalata, e inoltre questa tecnologia permette anche di
evitare che i raggi si tocchino l'uno fra l'altro, ma da un determinato spessore di circa un millimetro. Questo permette anche di evitare noiosi rumori o sfregamenti che a volte si creano nel momento magari che ci alziamo su pedali o in cui c'è parecchia spinta, scaricando tantissimo. Quindi questa è una tecnologia che già abbiamo apprezzato nelle Speed 25 e nelle Fulcrum Zero Carbon, ma anche nel vecchio modello delle Speed, che Fulcrum ovviamente ripropone anche nei nuovi modelli. Infine parliamo dell'ultimo componente rimasto della ruota, che sono i mozzi. I mozzi sono stati completamente rivisti da Fulcrum, sono stati rimpiccioliti di circa un 40% e questa riduzione ovviamente ha portato una maggiore leggerezza, quindi è stata forse la novità più importante introdotta da Fulcrum per andare ad abbattere il peso. Ovviamente ritroviamo, come in tutte le ruote top di gamma dell'azienda Fulcrum, i cuscinetti ceramici, quindi la tecnologia UBSC. Cuscinetti ceramici è un nuovo asse fatto in un materiale particolare che permette alla ruota una maggiore scorrevolezza ma con una maggiore rigidità rispetto al modello precedente. La riduzione ovviamente delle dimensioni ha portato anche un miglioramento aerodinamico della ruota che si presenta del 10% molto più veloce e scattante rispetto al precedente modello. Per quanto riguarda il corpetto, troviamo sempre tutti i corpetti possibili da montare su questi tipi di ruote, quindi Campagnolo, Shimano e XDR. L'unica differenza nel corpetto è una cremagliera della ruota libera rinforzata. Infatti adesso troviamo 36 denti che dà una maggiore sicurezza e una maggiore trasferimento di potenza nel momento in cui pedaliamo. Ovviamente ho cercato un po' di riassumere in maniera veloce quelle che sono le caratteristiche tecniche che troviamo, le specifiche tecniche che troviamo su queste nuove ruote. Potete vedere da voi che esteticamente si presentano in maniera impeccabile. Dobbiamo dire che sotto questo punto di vista Fulcrum ha sicuramente fatto un salto di qualità, non solo quindi da un punto di vista di performance, ma anche da un punto di vista della grafica, rinnovando completamente la gamma. E con queste nuove 42 57 mm Racing Speed, secondo noi il successo sarà dirompente. Io personalmente mi piace da impazzire l'opaco sulla ruota e devo dire che la finitura argentata del logo Fulcrum e della scritta Speed ci stanno veramente da 10. La ruota ha un peso specifico di 1,410 kg per quanto riguarda la versione da 42 mm e ha un peso specifico di 1,495 kg per quanto riguarda la 57 mm. Ovviamente sono due ruote molto interessanti, la 42 mm personalmente penso che sia la ruota senza tempo, la ruota da ogni utilizzo, la ruota perfetta sia in salita ma anche per chi gli piace scorrere in pianura. La 57 mm sicuramente è una ruota un po' più impegnativa per quanto riguarda la salita, ma sicuramente molto più performante per quanto riguarda tratti cronometrati, tratti lunghi in cui spingere sui pedali e andare forte un po' alla Filippo Ganna è quello che dobbiamo fare. Non è una ruota adatta a tutti, infatti è una ruota performante fatta per chi desidera il massimo da se stesso e dalla propria bicicletta e per questo non prevede nessun tipo di adattatore per poter essere montata su altri tipi di ruote o su assi diverse da quelle che sono di una bicicletta da corsa. Per quanto riguarda la chiusura disco, prima non ve l'ho detto, è un classico center lock, quindi uno dei sistemi di chiusura più utilizzati. Essendo una ruota top di gamma, ovviamente si basa su una fascia prezzo abbastanza alta. Siamo di listino sui 2.264 euro. La ruota la trovate disponibile in anteprima anche sul nostro shop online, sempre in descrizione vi lascio il link diretto per poter accedere alla scheda del prodotto e invece per chi volesse prenotarne qualcuna vi invito a scriverci una mail a bikestoremugello@gmail.com per poter iniziare anche la fase di prenotazione. Le ruote, come vi ho detto, sono favolose, non vedo l'ora di montarle su una bicicletta per vedere quello che sicuramente sarà un cambio di look
Bellissimo. Io ringrazio l'azienda Fulcrum per avermi dato questa possibilità in anteprima, infatti è già circa una settimana che ho in negozio queste ruote e le abbiamo aperte, le abbiamo studiate, le abbiamo guardate insieme e l'effetto wow vi posso dire che c'è stato e sono convinto che se sceglierete le nuove Speed avrete questa bellissima sensazione anche voi. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi invito a seguirmi anche sui nostri canali social, Instagram e Facebook. E niente, come sempre vi auguro buone pedalate, magari con le nuove Fulcrum. Ciao amici bikers!